forza diavolo, Ale, vivo solo per te, io non ti lascerò, sempre con te sarò e non mi importa se io finirò nei guai, l'unico amore se non ti ho tradito mai. Oh, siamo qui che cantiamo con il cuore, diavolo vinci per lui. Siamo qui che cantiamo con il cuore, diavolo vinci per lui. Buongiorno ragazzi e bentornati nella casa del diavolo. Il Tring è sempre presente. Iscrizione, campanellina, pollice su per il Tringa e doppio pollice per il diavolo. Ragazzi, in descrizione vi lascio il link di Passione Maglie. Cliccate sul link, andate su Instagram, parlate in privato con Francesco. Usate il codice sconto Tringa per fare il vostro ordine. I pagamenti sono alla consegna. Allora, ragazzi, alla fiera del buonismo, del pressapochismo e del bigotto. Ci siamo, c'è passata praticamente anche in mezza Italia, perché vale, come avete visto, i bigotti e i falsi buoni hanno vinto, perché i bigotti e i falsi buoni non hanno vinto, però a quanto pare si è deciso di rivedere tutti i vari passaggi e i format di questa Super League. Io continuo a pensare che qualcosa bisognerà farlo, perché qualcosa bisognerà farlo. Il calcio in questa maniera non durerà ancora tanto tempo. Bisogna trovare il modo per ridistribuire i soldi dei guadagni e non è sicuramente aggiungendo mediocrità alla mediocrità che si fanno più soldi. Ora voglio dire una cosa, ma che ho già scritto ieri sera. Ho visto che tanta gente si è, qualche persona si è cancellata dal canale e sono contento, perché sono contento, perché questo significa che allora avete capito quello che il Tringa sta facendo su YouTube, ovvero dalla parte del Milan sempre. Se siete dalla parte del Milan, sempre in ogni sua decisione, allora state su questo canale. Se a voi vi interessa o siete i tifosi della domenica, che a prescindere da quello che succede non va mai bene niente, oppure siete quei personaggi, quelli che ci sono, quelli che ho visto in questi. In questi giorni, quelli che non si sono schierati a favore di una cosa che, per carità, siamo d'accordo tutti, è uno schifo, ma lo schifo continua da sempre. Lo schifo lo continua da sempre. E ragazzi, state appoggiando l'UEFA, che è quell'associazione, quella federazione che ci ha bastonato negli ultimi 20 anni. Il calcio non esiste più dal 1990. È inutile che veniamo qua a dire: ah, hanno rovinato il calcio. Il calcio è un business dal 1990. Ho sentito presidenti parlare di: ah, adesso il campionato lo vince solo Milan, Inter e Juve. E perché prima chi lo vinceva il campionato? Perché negli ultimi 20 anni il campionato chi l'ha vinto? Forse la Sampdoria una volta nel 94. Ma di che cosa stiamo parlando? Di che cosa stiamo parlando? Come sempre in Italia vince chi piange di più. Vince chi piange di più ed è una cosa indegna vedere gente che si schiera dalla parte dell'UEFA. Poi io sono d'accordo con tutti voi, ma l'abbiamo detto anche qua. L'abbiamo detto anche qua. Il calcio di per sé è morto, ma non è morto ieri, è morto tanti anni fa. Quindi, visto che il calcio è morto e si parla di soldi, il sistema per fare i soldi bisogna trovarlo. Perché sennò poi non venite a chiedere gli Haaland al Milan.
Dopo vi dovete accontentare degli auge. Ma io sono contento di quello che sta facendo il mio Milan, io sono contentissimo. Io sono contentissimo, io sarò sempre schierato dalla parte del Milan e di quello che fa il Milan. Perché io faccio il tifoso del Milan, a me degli altri non me ne frega un cazzo. Io voglio vincere, io voglio vincere, voglio tornare a vincere e voglio tornare a vedere i miei colori in tetto sul tetto del mondo, non nella mediocrità degli ultimi 10 anni per colpa dell'UEFA. Perché la mediocrità degli ultimi 10 anni è solo e soltanto colpa dell'UEFA e solo e soltanto colpa di quelle società che ieri si sono lamentate perché ti fanno buttare via un sacco di soldi. Loro, i piccoli diventano più ricchi e le grandi sempre più povere. Ecco qual è la colpa. Il Milan ci ha provato a cambiare, ma non è sostenibile lo stesso. Anche quello che sta facendo il Milan oggi non è sostenibile. Stadi chiusi, diritti TV bassi, tutto basso, entrate a zero. È diventata ingestibile il mondo del calcio così com'è. Bisogna far qualcosa. E addirittura hanno dichiarato che non tolgono il fair play finanziario. Ecco cosa ha fatto l'UEFA. Ecco cosa ha fatto l'UEFA. E voi siete tutti lì che difendete questa federazione ridicola, ridicola, che sta facendo una dittatura. Ricordatevi bene che le rivoluzioni servono, servono e vanno fatte, perché il calcio così fino al 2024, come dice l'UEFA che riformerà la Champions League, morirà. E soprattutto una bella cosa, dopo che la Champions League diventerà a 200 squadre, come stanno dicendo, la mediocrità alzerà ancora di più il livello. Perché non solo già oggi ci sono partite in Champions League che a nessuno interessano, diventeranno sempre di più. Quindi si giocherà sempre di più e si faranno sempre meno soldi e i giocatori si faranno male e ci saranno sempre più problemi. Ve ne accorgerete di quello che sta succedendo, ma siete troppo, la gente, allora è il bigo, il fa. La falsità è quello che vi fotterà sia in queste cose che nella vita, ricordatevelo. La falsità è quello che vi fotterà sia in queste cose che nella vita. Perché quando si va in giro bisogna andare in giro a testa alta e soprattutto dire: ah, almeno ci ho provato. Invece no, voi non ci provate neanche a cambiare le cose. Giusto o sbagliato che sia, non ci provate neanche. Tanto in mezzo alla merda è meglio prendere quella che puzza di meno, no? Cosa dite voi? Invece no, andiamo a parlare delle cose serie. Adesso oggi incontriamo il signor De Zerbi, che fino a poche ore fa non ci voleva nemmeno vedere, no? Non ci voleva nemmeno vedere. Vedete voi quello che è successo per questa cosa? Adesso oggi noi dobbiamo andare ad affrontare una partita e vedrete quello che succederà oggi. Perché noi oggi pagheremo come le grandi d'Europa, pagheremo tutto questo discorso per colpa vostra, per colpa vostra, per colpa dell'UEFA e per colpa dei bigotti che siete, perché noi oggi pagheremo tutto quello che è successo. Vedrete quante cose succederanno e ne parleremo poi stasera di queste cose e i rigori e questo e quell'altro, ma in Italia siamo abituati così, siamo abituati a piangere su ogni cosa, siamo abituati a piangere su ogni cosa. Il Milan prende troppi rigori? Piangiamo, così al Milan non danno più rigori. Al Milan prende troppi pali. Tagliamo i pali dalla porta, no? Almeno va fuori la palla. Il Milan fa troppi gol. Buchiamo la rete, almeno esce la palla, no? Adesso il Milan ha fatto parte della Super League. Stasera andiamo tutti contro il Milan. E voi tifosi, quelli che dite di essere i grandi tifosi del Milan, voi siete i primi che volete queste cose, perché siete dei bigotti, dei falsi e tanta gente non ha capito niente. Volete continuare a stare nella mediocrità, volete continuare a stare nella mediocrità su certe cose. Poi arriva il calciomercato e dite: ah, ma perché il Milan non può prendere Haaland? Perché siete degli imbecilli, ecco perché non può prendere Haaland il Milan. Ecco perché. Perché il Milan gli Haaland li ha sempre presi.
Solo che per colpa di qualcuno, per colpa di questo UEFA, il Milan ha dovuto buttare via talmente tanti soldi negli anni passati che oggi l'unico giocatore che si può permettere di prendere è Sandro Tonali, doverlo pagare a rate perché il Milan non può permettersi di spendere 30 milioni in una tranche sola. Ma non, niente, perché io sono, te l'ho già detto, io sono contentissimo di quello che sta facendo il Milan e sono contentissimo di tante cose. Io sono contentissimo del mio Milan. Chiaramente se posso raggiungere dei risultati nel minor tempo possibile, ragazzi, non si sta parlando di rubare niente a nessuno né di fare. Ragazzi, allora Gasperini entra dentro la storia dell'antidoping e nessuno dice niente. Milan va dentro entra nella Superliga e viene fuori un caso mediatico della Madonna. Chissà perché, e si è parlato soltanto di Milan in questi giorni. Solo di Milan, perché di Juve e Inter. Quante parole avete sentito? Quante parole avete sentito? Di Milan ne hanno parlato tutti. Questo non volete capire, che noi siamo quelli sempre presi di mira. E oggi andremo a affrontare anche la partita, probabilmente, senza quattro giocatori importantissimi. Quindi, niente, questa stagione voi non l'avete capito e proseguirà per tanto tempo. Non l'avete ancora capito che probabilmente il Milan ricorda qualcuno, qualcuno che ha picchiato qualcuno in federazione, perché questo posso immaginare, o abbiamo qualcuno della società Milan è stato il fidanzato di qualche sorella di qualcuno della federazione, o anche sul suo De Zerbi qua, probabilmente De Zerbi, qualcuno in società del Milan gli ricordava qualcuno che l'ha preso a schiaffi da piccolo, perché non mi posso immaginare un allenatore che fa certi proclami. Un allenatore che io non voglio giocare col Milan. Tu non vuoi giocare col Milan e tu perdi 3-0 senza giocare la partita. Non io non voglio giocare col Milan, ma tu non ti puoi permettere di fare una cosa del genere. Oh, siamo il Milan, ragazzi, siamo il Milan. E voi non avete capito un cazzo, soprattutto voi mezzi tifosi, non avete capito niente, che avete difeso l'UEFA. Avete letto il comunicato che vi ho messo fuori? Quello è il mio pensiero. Io in mezzo alla merda prendo quello che puzza meno. A differenza voi che vi piace sguazzare nella merda. Vi piace sguazzare nella merda. Mi sono rotto i coglioni della mediocrità. Bisogna fare qualcosa. Bisogna fare qualcosa. E oggi, ma non perché, allora, vogliamo vincere nella mediocrità, va bene, vinciamola, cioè, proviamo a vincere nella mediocrità, ma poi non venitemi a dire che dobbiamo andare a giocarcela con le grandi d'Europa, perché oggi la mediocrità del calcio europeo è meno mediocre del mediocre che c'è in Italia, ok? Questo è il discorso. Quindi ve l'ho già detto, io penso che in un montone di merda prendo il pezzo che puzza di meno. Che era un po' quello che si stava facendo. Poi siamo qua a fare i grandi moralisti, i grandi attaccati al calcio. Ragazzi, ma quale calcio? Che qua oggi si parla solo e soltanto di soldi e voi siete i primi perché parlate solo di calciomercato. Quando io cerco di sviare il discorso vi arrabbiate, perché la domanda più semplice che siete capaci a fare quando cerchiamo anche di parlare di campo è semplicemente: chi arriva l'anno prossimo al Milan? Questo siete capaci a fare, e siete tutti quelli che fino a stanotte avete scritto che non vi interessava questo discorso, la rovina del calcio. La rovina del calcio siete voi. La rovina del calcio siete voi, perché provarle le cose non costa nulla, almeno provare a cambiare non costava nulla, invece no, con i piagnistei sono riusciti a far tornare tutto indietro, ma attenzione, perché non hanno detto che non si farà, perché qualcuno di voi ancora ha capito male, voi pensate, ah, sono usciti tutti, no, è tutto in stand by, perché una soluzione bisogna trovarla per forza. E venerdì ci sarà un incontro fra UEFA e queste società per decidere cosa fare. I tifosi sono scesi in piazza. Guardate i tifosi che sono scesi in piazza quali sono.
Guardate i tifosi che sono scesi in piazza quali sono. Tifosi del Chelsea, per forza. Abramovic con tutte queste lamentele rischiava che a livello di borsa sarebbe crollato. Qualcuno, e dico qualcuno, dei tifosi della Juve, perché ragazzi, che cazzo ve lo dico? Dai, non parliamo di certe cose su YouTube, che non si può parlare di certe cose su YouTube. Guardate i comunicati della gente seria. Guardate i comunicati della gente seria e poi parlate di tifoserie. E poi parlate di tifoserie. Guardate i comunicati della gente seria e poi parlate di tifoserie. Perché prima di parlare di tifosi su YouTube dovete sciacquarvi la bocca. Quando si parla di tifoseria del Milan bisogna sciacquarsi la bocca, ricordatevelo. Perché non sapete niente e non dovete parlare di niente. È inutile che scrivete, ah, il Tringa, va l'Ultras che fa il... Io non difendo il capitalismo, io voglio il mio Milan e basta. A me del capitalismo non me ne frega un cazzo. A me delle altre 12 squadre, 20 squadre che c'erano in sta Super League, non me ne fotte un cazzo. A me mi interessa che ci sia il mio Milan. A me degli altri non me ne frega un cazzo. Io voglio vedere il mio Milan tornare a vincere, voglio vedere il mio Milan tornare ad essere una squadra ricca, non la mediocrità del campionato italiano. Mi sono rotto il cazzo di sto campionato italiano, come mi sono rotto il cazzo dell'UEFA, come mi sono rotto il cazzo di tutti sti soldi che devono girare per forza. Ma se devono girare tanti soldi, allora io voglio essere il più ricco, perché sono il Milan e lo sono sempre stato. Ok? Ma voi no, ma va, le squadre piccole, l'Hellas Verona... Ma chi cazzo l'ha mai cagato l'Hellas Verona? Cazzo me ne frega me l'Hellas Verona? Ragazzi, io sono il Milan, mica me ne frega un cazzo l'Hellas Verona. Tanto non vincevano prima, andranno avanti a non vincere. Ti vendevano i giocatori a 40 milioni, adesso te li vendono a 100. Ma lasciamo perdere, va, non andiamo avanti in questo discorso, che è meglio. Va, ragazzi, ci vediamo dopo per il pre-partita. Il pre-partita sarà sulla partita, perché non voglio più parlare con nessuno di questa storia, perché tanto i tre quarti delle persone in Italia non hanno capito un cazzo di sta cosa. Ciao ragazzi, ci vediamo dopo, sempre forza vecchio cuore rosso nero. Ciao.